Alla luce dei dati che noi abbiamo in questo momento, l'andamento dell'epidemia qual è? Dunque, bisogna vedere quali dati, perché se prendiamo i dati relativi ai nuovi casi, purtroppo penso che questi dati siano fortemente falsati dal fatto che non vengono fatti i tamponi. Sostanzialmente i tamponi, per quello che mi risulta, vengono fatti solo ad alcuni soggetti che presentano sintomi, e in particolare quelli che vengono ricoverati poi in ospedale, oppure a casi che sono considerati come fasce deboli. In realtà io penso che abbiamo diversi soggetti che hanno sintomi lievi e sono anche a casa e sui quali non viene fatto alcun accertamento, mi risulta, di carattere diagnostico attraverso il tampone. Per cui probabilmente abbiamo una serie di soggetti che non risultano come casi sostanzialmente. Quindi l'analisi dei casi è falsato un pochino da questo, anche però se è vero che comunque, misurando l'andamento nel tempo, tenendo costante il fatto che diciamo, i denominatori sono un po' sempre gli stessi, sta di fatto che il dato appare estremamente positivo. E questo è anche nella logica dei provvedimenti che sono stati adottati. Ho dato un'occhiata ai dati scorsi, 15 giorni fa. Avevamo circa un 20%, anche più, di soggetti di nuovi casi ogni giorno. Facendo anche una media di 3 giorni, veniva fuori sostanzialmente una media intorno al 20%. Oggi siamo sotto al 10%, facendo la media dei casi in 3 giorni, e addirittura oggi, per quello che ho potuto appurare, nella provincia di Pesaro c'è solo un incremento del 5%, cioè un 5% in più rispetto a ieri. Che cosa vuol dire? Che rispetto a 15 giorni fa, ogni giorno c'era un 20% in più di soggetti positivi, malati, adesso siamo arrivati ad una percentuale che va sotto il 10% nettamente. Se si mantiene questo dato, la cosa è estremamente positiva, vuol dire che le misure che sono state adottate stanno raggiungendo il loro effetto. Quindi da questo punto di vista l'andamento sembra estremamente positivo, però è strettamente legato al numero di campioni fatti. Oggi vedevo che sono stati fatti la metà dei campioni di ieri, probabilmente vuol dire che c'è meno gente che tende ad avere anche situazioni di gravità o situazioni particolari. Quindi anche questo è estremamente positivo, cioè il fatto che ci sia un calo da una parte può essere interpretato come un elemento positivo dell'andamento perché c'è meno gente che necessita di avere un tampone. Ecco, rimaniamo un attimo sul tema tamponi. Lei è dell'idea che sarebbe stato utile fare come in Veneto, come dice Zaia, a tutti? No, al di là del farlo a tutti, che penso che sia una cosa estremamente complicata e non facile, anche se sarebbe comunque un'azione che va a distinguere eventuali positivi, ma secondo me la cosa più importante è riuscire a identificare anche i positivi che sono a casa con pochissimi sintomi o con sintomi che sono gestibili a domicilio. Questo perché è importante? Perché avere la certezza. Se io ho un po' di febbre, ho un po' di altralgie, di disturbi con mal di gola, ma non ho situazioni particolarmente gravi, il sapere di essere positivi ti implica una maggiore attenzione rispetto a chi ti sta vicino, ad un isolamento domiciliare più attento e non solo, ma diventa anche un allarme per i familiari che anche loro stanno attenti nell'uscire, nel mettere le mascherine, nell'adottare misure più appropriate. Perché? Perché se non c'è questo sistema di controllo nel domicilio, il rischio è che comunque si fa fatica a gestire la positività. Secondo lei, Agostini, quando avremo questo picco? Qualcuno ipotizza il 30 di marzo. Ma guarda, rispetto alle date io penso che è sempre difficile fare delle previsioni in maniera seria. Quello che dobbiamo constatare è l'andamento positivo che appare dai dati che vengono forniti in relazione al minor sempre numero di casi. Il che se si mantiene costante questo decremento, cioè nel senso che il numero di casi giornalieri che sono in più sono sempre meno rispetto ai giorni precedenti, vuol dire che la curva epidemica tende ad abbassarsi, a stabilizzarsi. Non sarà
la cosa immediata, cioè nel senso che anche nell'attutirsi questa situazione richiederà dei giorni. Quindi fare delle previsioni è difficile. Poi dipende molto dai comportamenti che noi continuiamo a mantenere e adottiamo, cioè questa cosa del distanziamento sociale, se vogliamo mantenere pochi casi, sempre meno casi, bisogna che manteniamo le misure di distanziamento sociale, cioè l'adottare quelle che sono lo stare a casa, l'uscire il meno possibile se non per questioni necessarie ed urgenti e cercare appunto di non frequentare altre persone. A proposito di questa mascherina sì, mascherina no, diciamo che è impossibile trovarle e ci saranno ancora settimane per venire in farmacia. Lei da questo punto di vista che cosa si sente di dire? La mascherina è importante perché? Perché soprattutto per i soggetti che hanno il sospetto di essere positivi o che sono stati a contatto con un soggetto positivo, perché anche la mascherina chirurgica serve a limitare la quantità di aerosol, di goccioline che uno emette sia parlando oppure con un colpo di tosse o con uno starnuto. Quindi la mascherina tende a proteggere soprattutto se uno è positivo. Quindi è fondamentale che i soggetti che sono anche a casa positivi, ma anche i familiari che sono vicini a lui, adottino una mascherina. Per il resto sarebbe importante comunque tenerla quando si esce. Ecco, per esempio, se io vado al supermercato, facciamo un esempio pratico, e non ho la mascherina, mi tengo a distanza anche più di un metro di tanto, ecco, ma essendo nell'aria, rischio qualche cosa? No, guardi, tendenzialmente no, perché il contatto stretto, cioè, viene indicato come distanza un metro, diciamo che sarebbe più indicato qualcosa anche di più di un metro, anche un paio di metri di distanza, perché? Perché la maggior parte, le goccioline che noi mettiamo, questi droplet come sono chiamati, tendono a cadere, avendo una pesantezza diversa, tendono a cadere nell'immediato, cioè queste goccioline che noi mettiamo nel raggio di un paio di metri tendono a cadere, solo quelle un po' più leggere possono arrivare un po' più là, quindi il distanziamento sociale, anche facendo la fila e stando lontani da altri, è difficile ed estremamente poco probabile prendersi un virus. Quindi cambia anche la concentrazione, capisci? Più ti allontani, più o meno avrai una concentrazione di goccioline e quindi anche di virus.